Francesco Sinopoli, CGL, voi siete già di nuovo in piazza, state chiedendo molte cose al governo, scuole efficienti, insegnanti in cattedra a settembre, dirigenti che funzionino, ovviamente, ma qual è la priorità? Perché avete messo, c'è tanta carne al fuoco, tante richieste. C'è una novità rispetto agli altri anni, che abbiamo firmato un patto che queste priorità le mette in fila e le esplicita in modo chiaro, un patto condiviso teoricamente da questo governo. Al primo posto c'è scritto che bisogna mettere in campo una procedura straordinaria per l'assunzione dei precari, in modo da avere il primo settembre le scuole nelle migliori condizioni. Lavoro stabile, scuole che funzionano. Quindi stabilizzazione dei precari, investimento nella formazione. Si parte dal lavoro? Si parte naturalmente dal lavoro, ma si guarda naturalmente anche al tempo scuola, agli organici. Abbiamo l'organico Covid, bisogna stabilizzarlo, consolidarlo e stabilizzarlo. Noi abbiamo detto chiaramente quello che serve, abbiamo condiviso degli obiettivi, ci troviamo però un decreto che li smentisce partendo proprio dall'emergenza del precariato, perché non bastano le risorse che sono postate in quel decreto nei fatti, non è sufficiente naturalmente, come abbiamo già detto tante volte, che ci si fermi alla prima fascia, abbiamo bisogno che si vada oltre, abbiamo bisogno di assumere la seconda fascia, abbiamo bisogno, come abbiamo detto tante volte, di rispondere a quella che è una priorità, e cioè il sostegno. Noi abbiamo tantissimi lavoratori e lavoratrici specializzati sul sostegno, sono tutte cose che noi stiamo chiedendo da mesi, credevamo che con quel patto questi obiettivi fossero raggiunti, ci troviamo un decreto che lo smentisce. Questo è un problema per il sindacato, ma è un problema anche del governo. E voglio dirlo chiaramente. La scuola ha avuto tanti ministri di tutti i colori, di tutti i partiti, ma il problema non è mai stato risolto. Perché? Perché la scuola è un grande centro di spesa, viene così considerato, mentre la scuola è l'investimento più importante del nostro paese. Ho come l'impressione che questo governo stia tornando anche indietro rispetto al passato. Da una parte ci sono gli investimenti del PNRR, investimenti importanti, investimenti che però devono andare nella direzione che noi abbiamo da anni individuato. Tempo scuola, valorizzare il lavoro nella scuola, stabilizzare il precariato, scuole migliori con edifici funzionanti. Ma c'è bisogno, oltre a quelle risorse, dello Stato che faccia investimenti nella spesa corrente. Ecco, questo segnale che arriva sui precari a me sembra invece che non vada in quella direzione e che si ritorni alle già conosciute misure, lo dico per comodità, di stampo liberale, neoliberale, di austerity, per me di conservazione. Ecco, abbiamo già dato, la scuola ha bisogno di altro. Noi siamo in piazza oggi, ma saremo in piazza nei prossimi giorni finché il decreto non verrà modificato.